Salve a tutti ragazzi e bentornati su Mitch Tuning. Finalmente ritorniamo sul canale con un nuovo unboxing e una nuova sostituzione. Non sarà un tutorial perché tutti abbiamo visto come sostituire il filtro dell'aria della nostra macchina. Ebbene sì, lo cambio nuovamente con un altro filtro a pannello sportivo fornitomi da linaoriginale.it, di cui lascio qualsiasi link in descrizione e anche lo sconto del 5%. E ora andremo a vedere. Intro e cominciamo subito. Ok ragazzi, questo è il filtro, veramente diverso rispetto a quello della BMC. Sembra, le retine sembrano più leggere, infatti riesco a intravedere anche dall'altra parte. E quali sono le differenze principali tra il filtro dell'aria della Sprint Filter e quello della BMC che monto io attualmente? Questo non ha bisogno di alcun olio. Invece quello della BMC ha bisogno del lubrificante proprietario BMC. Inoltre, per il lavaggio non serve nessun kit, per esempio con il filtro della BMC avevamo il kit con il detergente e l'olio, questo invece non ha bisogno di niente e basta qualsiasi sapone o qualsiasi detergente per il lavaggio e si può soffiare con l'aria compressa, cosa che invece è sconsigliata con il filtro della BMC. Quindi abbiamo un tipo di filtraggio diverso, un tipo di pulizia diverso. Non necessitiamo di un kit, quindi una volta acquistato il filtro, sapone e aria compressa o asciugato all'ombra va benissimo. Quindi ragazzi, inoltre abbiamo l'adesivo della Sprint Filter, questo è carino, penso che me lo attaccherò sulla scatola del filtro. E quindi niente, ringrazio ancora Linea Originale per la fornitura del filtro dell'aria, magari poi più avanti farò una recensione dopo l'utilizzo. Per questo video è tutto, io vi saluto, ciao a tutti ragazzi.